La maggior parte degli amanti del jazz conosce Charlie Rose come il sassofonista del quartetto storico di Thelonious Monk. Certamente Rose ha suonato con Monk per tutti gli anni 60 e ha ripreso il ruolo nel quartetto Sphere, che negli anni 80 ha reso omaggio alla musica del pianista di Rocky Mount, ma ha anche avuto un percorso importante prima e dopo, ricco di collaborazioni e di registrazioni di rilievo. La carriera del sassofonista comincia negli anni 40. Rose frequenta in quel periodo l'università delle Big Band. Lo troviamo con i leader più importanti, Billy Hexton, Dizzy Gillespie, Duke Ellington. Quando finisce l'era delle Big Band, negli anni 50, entra a far parte di formazioni come il Count Basie Octet, il sestetto con cui Clifford Brown registra parte di quello che diventerà il Memorial Album, o l'Oscar Pettiford Sextet. Nel 1959 entra a far parte del Thelonious Monk Quartet. Il suo stile melodico, compassato, estremamente gentile, diventa il contraltare delle spigolose evoluzioni del pianista, in un connubio tra i più felici del jazz del Novecento. Basta riascoltare ad esempio Straight No Chaser nella versione del disco per capire come si integrino e si completino le due visioni estetiche. Un solista delle avanguardie degli anni 60 avrebbe portato altrove i temi e le strutture armoniche già estreme del pianista, e d'altronde Monk aveva già sperimentato nel decennio precedente la reazione della propria musica con la voce di Sonny Rollins, John Coltrane e Johnny Griffin, che cercavano a loro volta soluzioni diverse per superare la tradizione del jazz. La visione lineare di Rose interpreta in maniera superba i temi e rende gli spigoli, i salti nel vuoto, le intuizioni, la lezione ormai matura e solida di Monk materiale per improvvisazioni di grande intensità. Pur mantenendo il suono bop e l'attitudine decisamente melodica, riesce a dialogare con un maestro che il bop aveva contribuito a creare e che poi in qualche maniera aveva abbandonato. Rose per Monk rappresenta perciò il punto di partenza da presentare agli ascoltatori per far capire da dove prendono spunto i brani e dove possono arrivare attraverso una differente manipolazione degli elementi. L'esperienza del quartetto di Monk trasforma necessariamente lo stile del sassofonista. Se si ascoltano in rapida successione brani precedenti e seguenti gli anni 60, si avverte come il fraseggio, pur rimanendo lineare, si faccia più aggressivo, come nella sua gamma espressiva trovino posto le conseguenze delle riflessioni musicali del pianista. Non si può dire che la voce di Rose cambi o perda la sua naturale impostazione. Il suo sassofono accoglie però stimoli e li forgia con grande consapevolezza e passione nel suo stile. Questo gli permette di non scomparire nella massa dei sassofonisti bop nel corso degli anni 60 e di avere la possibilità, pur mantenendosi fedele alle sue origini, di sperimentare nuove situazioni. Nella sua carriera da solista, Rose, nato a Washington nel 1924 e scomparso nel 1988 a Seattle, ha pubblicato 12 dischi. 5 risalgono al periodo dal 57 al 62, tra questi spicca Bossa Nova Bacchanal, pubblicato per la Blue Note nel 1962, coevo quindi di jazz Somebody Stan Getz e precedente il definitivo Getz Gilberto, ingenuo per alcune soluzioni e aperto in maniera trasversale ai suoni dell'universo latinoamericano, ma capace di cogliere gli aspetti melodici della musica proveniente dal Brasile. Altri 6 titoli sono stati pubblicati dal 73 all'88 e nel 2005, quindi postumo, è stato dato alle stampe Brasil. Nel periodo finale della sua carriera è da sottolineare la collaborazione con un altro pianista dalle linee particolari come Mal Waldron, oltre alla pubblicazione di Social Call con Red Rodney, altro interprete della stagione d'oro del bebop, e alla già ricordata partecipazione in Sphere con Kenny Barron al pianoforte, Buster Williams al contrabbasso, Ben Reilly già batterista nell'ultimo quartetto di Monk.